31 agosto 2021. Inizia il grande tour per il Sud Italia, che mi porterà a raccogliere quanto più materiale possibile per la terza stagione di Misteri da Cacciare. Ma parallelamente ho realizzato una serie di vlog molto interessanti sui posti che ho visitato e su ciò che mi è successo in questi 7 intensi giorni. Ci sono stati incontri bizzarri, incontri belli, incontri brutti, imprevisti. Ma non voglio spoilerare nulla. Iniziamo proprio dalla mattina del 31 agosto 2021, 6 del mattino, con la partenza dalla mia casa in Toscana. Salve a tutti amici, prima tappa di questo viaggio è il borgo fantasma di Celleno, nel Lazio. Vediamo subito che cosa si nasconde fra queste rovine di tufo. Guardate qua, c'è un pezzo di storia, una bicicletta e un vecchissimo telefono. E c'è ancora la targhetta Poste Telegrafi. Allora, qui dovrebbero esserci alcune iscrizioni. Eccole qui. Guardate. Ora qualcuna sarà stata fatta da persone, però sono sicuro che da qualche parte qui ci sono delle strane iscrizioni. Dal momento che questo posto era abitato dagli Etruschi. Qui c'è una C. Qua ci sono due croci. Qua stiamo uscendo dall'altra parte. Antro del Borgo Fantasma. Qua hanno messo alcuni dei vecchi attrezzi. Ecco qua. Vediamo fin dove prosegue questo sentiero. Lì ci sono delle sedie, infatti c'è una bella vista da là sicuramente, andiamo a vedere. Ok, il percorso finisce qua. Qui c'è qualcosa molto interessante. Bene, sono tornato dentro il borgo, vediamo adesso questa parte. Bellissima rappresentazione femminile.
E qui anticamente ci deve essere stata una porta. Leggendario butto. Il pozzo da butto è un immondezzaio domestico di una residenza signorile medievale in cui venivano gettati i resti di pasto e i contenitori in ceramica rotti e inservibili. L'Università della Tuscia ha studiato e restaurato un lotto di circa 10.000 frammenti di ceramica provenienti da quello scavato nel 1975 nel palazzo signorile di Celleno. Ok, vediamo qui il cantinone, antichi mestieri. Ah, oh, bellissimo qua dentro. Il forno. Ci sono anche i mattarelli. E qua abbiamo un registro, una bilancia. Pane, farina. Bello qua dentro. Bene, questa è l'ultima parte del borgo. Veramente bello, non me l'aspettavo così. Bella sedia realizzata in legno. Cioè da un tronco proprio. E qua giù c'è l'asino. Andiamo a salutare l'asino. Saluta. Ah, si chiama Gina. Ciao Gina. Gina. E non mi mangiare il braccio però, eh. Ah, questa parte non l'avevo vista. L'hanno fatto diventare veramente un museo a cielo aperto questo borgo. Veramente un ottimo lavoro. Qui ci sono tutte le persone che hanno donato gli strumenti. Veramente bellissimo, stanza degli avi. Cantina. Wow.
Questa è l'area con le vetrine. Le avventure di Tom Sawyer. Fantastico lavoro della Proloco, che sta facendo veramente un lavoro eccezionale. Allora, adesso che è aperta la stanza degli avi, andiamo a vedere. Ecco qua. Qua è possibile vedere sotto. È uno di quei pozzi che abbiamo visto prima. Ecco un altro. Qua ci sono delle antiche valigie. E di qua si va ai sotterranei. Bellissimo qua sotto. C'è bello fresco. E qua c'è una croce. Posto interessante. Bene, spero che questo viaggio all'interno del borgo abbandonato di Celleno vi sia piaciuto. Vi invito a venire in questo posto, a visitarlo di persona, e adesso mi avvio per la mia prossima tappa. Un saluto.